Buon pomeriggio a tutti. Come già presentato dall'organizzazione, praticamente oggi pomeriggio c'è una rappresentazione legata al territorio. Quello che vedete adesso è proprio la presentazione dei vari rapaci ai nobili del posto, dove andavano a scegliere quello che poi sarebbe stata la loro squadra legata al mondo venatorio di questo territorio. Cioè i rapaci venivano utilizzati per la caccia. Venivano utilizzati per cacciare ciò che mangiavano, dalla gru alle anatre, ai fagiani e così via, o anche solo per divertimento, come per esempio l'abbattimento degli aironi. Adesso vi farò una scarrellata di quello che è proprio gli esemplari presentati oggi pomeriggio, che sono gli stessi dell'anno 1250 circa. La Matilde, così come un tempo, i nobili, non solo uomini ma anche donne, avevano la passione per i rapaci. E magari la donna che rimaneva vedova e quindi aveva ereditato i rapaci del nobil signore, se li portava comunque in giro, non venivano dati. I falchi venivano dati solo in un caso, quando il castello veniva fatto, cioè i nobili venivano fatti prigionieri, i falconi venivano liberati dalle lunghe, dai geti, significa dai bracciali di cuoio. Matilde rappresenta proprio la nobildonna del periodo rimasta vedova e praticamente con la passione dei rapaci continuava ad esercitare la caccia col falcone. Di seguito, il falco che ha Matilde sul pugno è un falco sacro, e proprio quella razza veniva utilizzata per cacciare gli aironi. Subito dopo abbiamo una giovane coppia con sul pugno un falcone pellegrino. Calcolate che i falchi pellegrini tutt'oggi sono quelli che raggiungono velocità in picchiata pari a 350 km orari. Venivano usati in particolar modo nelle riviere per cacciare le anatre, per cacciare comunque tutti gli uccelli che si muovevano al bordo dei laghi. Come vedete, la passione per la falconeria iniziava anche da giovani, e ne vedremo anche di più giovani, perché proprio anche per quanto riguarda il periodo dello scudiero, che era interposto fra la vita semplice del nobile fino ad arrivare a quella del cavaliere, vedeva anche la partecipazione all'addestramento dei rapaci da falconeria. Vai. Subito dopo abbiamo altri due nobili, che come vedete in questo caso è rappresentato da una giovane donna con il falcone sul pugno e il suo cavaliere. Ripeto, va a instaurarsi sempre più intorno al 1300 la figura femminile che cacciava con il falcone, fino ad arrivare al 1500 con gli Sforza e Gonzaga, che praticamente le donne erano delle grandi cacciatrici con i rapaci. Gli abiti che vedete indossare ai nostri figuranti sono gli stessi del periodo del 1250. Sono tirati fuori, per intenderci, dal Trattato de Arte Venandi Cum Habibus di Federico II per quanto riguarda gli abiti maschili, invece su altre miniature quelli femminili. Vai. Subito dopo invece abbiamo la versione contraria dei nobili del passato. Il giovane signore con la moglie, come l'ho definita stamattina, attempata, ed è quello che succedeva un tempo, no? Cioè comunque il nobile andava a scegliere ciò che gli gradiva. Ma quello che rimaneva fermo sul suo pugno era la passione. In questo caso un giovane ragazzo con il falco lanario, che era il falco delle dame, nello stesso tempo degli scudieri come razza, e veniva utilizzato per cacciare proprio le pernici, le starne e così via. Adesso abbiamo altre figure, come vedete sempre più giovani. Calcolate che la maggior parte dei nobili falconieri iniziavano l'arte di addestrare i rapaci all'età di 8 anni, ed era legato anche al fatto che a quell'età dovevano imparare a gestire le genti, come si diceva, iniziavano proprio in questo modo. Qui c'è giovani, in questo caso fratello e sorella, con la stessa identica passione, cacciano con un falco lanario. Vedete anche il cappellino che indossa il ragazzo veniva utilizzato nel periodo quando pioveva per proteggere il falco durante la pioggia, proprio dalle gocce che potevano bagnare il mantello del falco e quindi re renderlo inutile per la caccia. Ripeto, anche il cappello è una riproduzione storica del periodo. Potete andare. Tutti questi rapaci oggi sono nati in cattività, quindi nati dall'uomo. In realtà, in antichità, si procacciavano catturandoli attraverso un utilizzo antico del gufo reale. Praticamente il gufiere era un personaggio, era un cacciatore per eccellenza, che oltre ad addestrare i cani per i nobili, tenerli, dargli da mangiare, tirarli fuori quando servivano,
si occupava anche della cattura dei falconi, e lo faceva attraverso l'utilizzo del gufo reale. Il gufo reale veniva messo in una radura, i rapaci selvatici lo vedevano, cercavano di aggredirlo, rimanevano presi nelle reti e quindi automaticamente venivano catturati ed addestrati. Il compito del gufiere era quello di tenere in buona salute il rapace, che serviva proprio a procacciare i rapaci ai nobili. Per il resto abbiamo allestito un accampamento medievale che rimane alle nostre spalle di fronte al castello antico, dove praticamente abbiamo riproposto quello che era l'iniziazione alla caccia col falcone, quindi tutte le pertiche, falconi sopra, qualche rapace notturno come la civetta e i barbagianni. E quindi oggi pomeriggio cercheremo di presentarvi queste cose all'interno dell'accampamento e il pasto. Il pasto verrà fatto intorno alle 17. Adesso inizieremo a fare didattica tornando giù all'accampamento. Vi ringrazio.